Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel. Sono qui per presentarvi gli ultimi arrivi da DVD Store. Ho preso dei bei titoletti, mi raccomando guardate il video fino alla fine perché il pezzo finale è un'edizione da collezione davvero bella, devo essere onesto. Almeno chiusa, poi l'apriremo, ma credo che sia bella. Niente, passerei direttamente a farvi vedere i titoli. Vincitore del premio Oscar, miglior sceneggiature originali, Una donna promettente. Ovviamente ragazzi, su DVD Store può essere presi in offerta. Ora non ricordo precisamente quale offerte ho usufruito, ma sono davvero offerte tipo viene qualcuno 3 euro a film, 4 euro a film, quindi davvero, davvero valide. Poi ricordatevi sempre che su DVD Store, raggiungendo una determinata cifra, ora non ricordo se superando i 35 euro, ora non ricordo, perché li supero sempre, praticamente c'è la spedizione gratuita, che cosa da non sottovalutare assolutamente quando si tiene conto dei prezzi dei film. E niente, questa è l'edizione Amarai, molto semplice, della Universal, con questa antipaticissima diciamo custodia salva ambiente, questo è più salvatasche per chi li produce, ma va bene così. E niente, dalla visionaria, questi ve li leggo ragazzi, sono tutti film che non ho visto tranne due, totalmente tranne tre. Dalla visionaria regista Emerald Fennell arriva un nuovo e appassionante thriller sulla vendetta. Tutti dicono che Cassie era una giovane donna promettente fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra. È perfidamente intelligente, seducente e astuta e vive in una doppia vita segreta di notte. Ora un incontro inaspettato sta per dare a Cassie l'opportunità di rimediare agli errori del passato e questa avvincente ed emozionante storia. Come contenuti speciali abbiamo una visione promettente, duplice trasformazione, questione di bilanciamento, commento al film con la sceneggiatrice e il regista Emerald Fennell. Sono davvero curioso di vedere questo film. Ragazzi, io stasera vedrò un film, sono molto indeciso fra tutti questi che ho qui, anche tra quelli che ho visto. Altro film che stavo attendendo da parecchio di prendere, che non ho mai visto, è Jojo Oyoyo Rabbit. Un film, diciamo, commedia nera, immagino, non l'ho visto, ma da quello che ho letto, riguardante comunque la Seconda Guerra Mondiale. Ora vi leggo anche la trama. Vincitore del premio Oscar, anche questo, come miglior sceneggiatura non originale, Jojo Oyoyo Rabbit è un nuovo e inventivo modo di raccontare la storia orribile della Seconda Guerra Mondiale per una nuova generazione. Segui le avventure di un bambino tedesco solitario, la cui visione del mondo viene capovolta quando scopre che sua madre nasconde una ragazza ebrea nella loro abitazione. Aiutato dal buffo infantile amico immaginario Adolf Hitler, Jojo Oyoyo deve affrontare il suo cieco nazionalismo. Nel processo impara che l'amore può vincere l'odio. In questo film originale è straordinario. Questo scrive The Time. Molto bello. Credo, devo andarlo a vedere quanto prima. Questo l'ho visto su piattaforma Belfast, non ricordo se era Netflix o qualsiasi Sky, ora non ricordo. Comunque l'ho visto, forse Sky. Piaciuto molto, ve lo consiglio. Vi leggo la trama anche di questo, tranquilli. Allora, scritto e diretto al premio Oscar Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia d'amore, di risate e di perdite nell'infanzia di un ragazzo sullo sfondo della musica e dei tumulti sociali di fine anni 60. La famiglia di Buddy vive in un quartiere maggioranza protestante con poche famiglie cattoliche, ma un giorno la sua comunità e tutto quello che pensava di aver capito della sua vita vengono improvvisamente stravolti. La famiglia di Buddy si trova nel caos e deve decidere se rimanere o lasciare l'unico posto che ha mai chiamato casa. In tutto questo i suoi appassionati genitori e i suoi arzilli nonni mantengono viva la gioia attraverso la musica e la magia del film.
In questa piacevole storia che ci ricorda che a prescindere da quanto si vada lontano, le origini non si dimenticano mai. Contenuti speciali abbiamo finale alternativo con Kenneth Branagh, scene eliminate, una città, molte storie dietro le quinte di Belfast, il bambino che ognuno di noi e commento al film con il regista e sceneggiatore Kenneth Branagh. Ragazzi, questo è consigliatissimo, eh? Andatele a vedere le offerte su DVD Store, perché questi titoli, anche se non disponibili subito, alcuni vi arrivano sicuramente. DVD Store li ordina. Questo è un film che mi ha sempre incuriosito e non avevo mai comprato, è Birdman, vincitore di 4 premi Oscar, incluso il miglior film. È un film che mi ha sempre incuriosito, ne ho letto anche qualcosa di non, diciamo, proprio a favore, però io vedo sempre e valuto con i miei occhi, perché i gusti sono personali, non dimentichiamolo mai, tranne diciamo, i pochi veri capolavori, il resto è tutto soggettivo. Ovviamente anche qui semplice amarai. Inarritu prende la vita, la via della commedia, con risultati stupefacenti. Questo scrive 7. Michael Keaton ci offre la migliore interpretazione della sua carriera in questo divertente e fantastico film. Dall'acclamato coscrittore e regista Alejandro J. Iñárritu, non saprei, determinato nel dimostrare di essere un vero artista, un supereroe dello schermo, rischia tutto per finanziare uno spettacolo a Broadway. In conflitto con le critiche interne ed esterne, un alter ego squilibrato all'Olanda. Allora, in conflitto con le critiche interne ed esterne, con un alter ego squilibrato, l'allontanamento della figlia e una star del palcoscenico dal temperamento capriccioso, Thompson vuole dimostrare le sue capacità. Con arguzia, fantasiosi colpi di scena e brillanti performance di un cast da urlo, che comprende Naomi Watts e Zach Galifianakis, quello lì, Birdman è audace, originale e intenso. Ragazzi, scusate, ma su alcune cose sono ignorante, va bene così. Contenuti speciali, una chiacchierata con Michael Keaton e il regista e galleria fotografica. Molto molto curioso anche di questo. Ah, questo ragazzi l'ho visto tanto tempo fa, l'ho consumato il DVD, non avevo mai fatto l'upgrade e lo faccio oggi. Tanto quando io faccio questi upgrade a breve uscirà il 4K, vedrete. Era Mio padre, film con Tom Hanks e Jude Law. Davvero bello ragazzi, Era mio padre per me è un noir davvero con i controcazzi, è più un noir secondo me che un mafia movie, anche se parla di mafia. Molto molto bello. Allora, non avrebbe dovuto trovarsi lì nel momento in cui il figlio di Michael Sullivan diventa testimone di un brutale omicidio. La sua vita da dodicenne e quella di suo padre sono compromesse inevitabilmente, loro destini uniti per sempre. Ora, perseguitati dagli stessi gangster a cui aveva dedicato la propria vita, Sullivan e suo figlio si ritrovano senza via di scampo e braccati incessantemente da un sadico killer. Ed è così che, guidato dall'istinto di sopravvivenza e protezione per suo figlio, un uomo nato e vissuto da sempre come gangster scoprirà l'onore e la redenzione, avvincente, travolgente e visivamente senza tregua. Era mio padre e senza dubbio il film di gangster più cupo e vero di sempre. Ragazzi, c'è altro da aggiungere? Abbiamo i menu interattivi, il mondo era di mio padre, l'arte e l'influenza di Conard, contenuti in HD, quindi qualche extra anche c'è. Ve lo consiglio vivamente anche questo. Altro film che non ho visto è Nomadland. Premio Oscar 2021 come miglior film, miglior regia e migliore attrice. Un film di Chloe Zhao. Non l'ho visto. Ma lo faremo quanto prima. Diciamo che sto piazzato fino al 3100 con le visioni da recuperare. Dopo la chiusura di una miniera di gesso nella cittadina del Nevada, che considera casa sua, Fern carica il suo van e si mette in viaggio in questo film superlativo, sperimentando la vita non convenzionale di una nomada dei nostri giorni. Fern scopre una resilienza
resilienza e un'intraprendenza mai immaginate prima. Lungo la strada incontra altri nomadi che le fanno da mentori tra i vasti paesaggi dell'Ovest americano. C'era scritto da le produzioni, non ce ne frega un Kaiser. Come contenuti extra abbiamo l'America dimenticata, anteprima a Telluride e QEA, scene eliminate, pranzo interrotto, scene eliminate, un regalo del Signore. Infine l'edizione che vi parlavo all'inizio, film che io adoro, l'ho sempre amato. Lo trovo molto avanti con i tempi e secondo me ci ha beccato parecchio. The Running Man, l'implacabile, eccolo qui, edizione Mediabook della Cine Museum, comprata sempre su DVD Store. Ho deciso di prendere la cover B, non stavo guardando se ci fosse scritto, c'è la numerazione 422 di 500. Dicevo la cover B perché a mio avviso era la più bella. Andiamo a spacchettarlo. Un po' di cellofan. Ok. Allora. Mossa intelligente. Quella di mettere il flyer senza colla, cioè, quindi apprezzo molto anche il SIAE dietro e avanti, non lo so, vabbè, cazzate, insomma, non ci interessano. E la Mediabook si presenta così. Questa è la cover, ha l'effetto, non so se vedete, tipo pelle, molto simile alle X-rated tedesche, cioè, quindi credo che la fattura sia quella, cioè simile a quella se non quella. Abbiamo il film in 4K per la prima volta, addirittura Dolby Vision, abbiamo il booklet interno. Ora qui vedo in inglese, spero ci sia anche l'italiano. Vediamo un attimo. Sì. C'è anche l'italiano. Vabbè, avrei preferito prima la lingua... Cazzatina, cioè cosa mia. Avrei preferito prima la lingua italiana e poi quella inglese, ma io sono un patriota. Diciamo... Infatti anche il mio nick, insomma, Italian Film Collector, è proprio perché preferisco gli italiani, ma non ho nulla contro gli stranieri, o contro l'inglese, oddio, forse contro l'inglese, qualcosina sì. Qui abbiamo il Blu-ray con il film e il bonus disc, quindi edizione molto completa, devo dire. Allora, sto cercando di togliere senza danneggiare la Mediabook, il disco. Allora, dovrebbe esserci le linguette giù. Non è comodissimo da togliere. Ok, siamo riusciti. Non vorrei spaccare nulla. Capito come fare. Ok, siamo riusciti a non rompere nulla. Bella. Devo dire, ragazzi, anche questo è uno dei film probabilmente che vedrò stasera. Probabilmente il video uscirà domani, quindi quando parlo di stasera è data di registrazione. Anche qui all'interno numerata, cioè quindi numerata a penna. Bella edizione, davvero bella. The Running Man, l'implacabile, possedevo già, vediamo se riesco a prendere, no, c'ho troppe cose davanti, possedevo già l'edizione, no, forse addirittura ce l'ho di là,
slip case della Quadrifoglio in Blu-ray, e ho preso anche questo 4K perché, ripeto, è uno dei film che amo. Niente, ragazzi, gli arrivi da DVD Store sono terminati. Spero che il video vi sia piaciuto, ve li faccio rivedere. Mi raccomando, seguite sempre il canale, invitate a mettere segui, mettete qualche mi piace, fate qualche commento. Vi aspetto sempre. Ciao a tutti, a presto, ciao ciao!